Ciao! Allora, oggi video dei miei acquisti, perché nella mia città ha aperto il Tigotà. E Tigotà, chi non avesse il Tigotà nella sua città potrebbe avere l'acqua sapone, comunque il gruppo è sempre quello. E l'ho aperto da poco e ovviamente io mi ci sono fiondata. Cavolo quanto è grande! È grande, è enorme, è... wow! E vi dico solo una cosa, ci ho perso penso tutto il pomeriggio, sono entrata, anzi siamo entrate alle 5, siamo uscite alle 7. Ho provato tutto, proprio l'ho girato tutto, ho curiosato tutto, ho guardato tutti i prezzi, è meraviglioso! Pensavo che mi chiudessero dentro e che mi trovassero il giorno dopo, è bellissimo! E poi, cosa non da poco, c'è lo stand dell'Essence. Ero lì, l'Essence, c'è l'Essence, no, perché da me non c'era prima, quindi è una novità che ci sia l'Essence. Stand Essence, vuoto, Nisba, zero assoluto, se c'erano cose ovunque lì, no, buonissimo. E comunque qualcosina ho preso e ve la faccio vedere, la guardiamo assieme così, e mi sono segnata anche i prezzi, così vi dico anche i prezzi. Chi non li conoscesse, ma secondo me li conoscete tutti. Io direi di partire. Essence o... partiamo con la Ubu, che è la... ecco, questo qua, che è la Urban Beauty United. Normalmente io la trovavo da Coin, c'è ancora comunque Coin e Ubu. E ho preso due pennelli che adesso apriamo assieme. Io vi parlerò dopo, successivamente, di questi pennelli. Vi farò anche un post apposito perché li adoro. Allora, partiamo con questo, che è quello da correttore. Adesso lo apriamo perché ne ho un altro e lo adoro. Lo apriamo proprio. Se mai ci riuscirò. Pennello da correttore, molto belle, è carino, piccolino, è pratico, è numero 21 ed è molto, mi piace tantissimo perché proprio la forma è perfetta, io lo adoro e comunque vi farò un post apposito perché per parlarvene. Questo viene 2,99 euro. Mi consigliate il prezzo? 2,99 euro. Davvero un ottimo, ottimo pennello. E poi ne ho preso un altro, questo qui, che adesso cerco di aprirvelo. Questo invece lo voglio provare perché ancora non l'ho provato. Eccolo, è quello da eyeliner, col suo tappettino molto... ecco qui. Allora, si vede così, ha questa forma un pochino nick, quindi un pochino con la curvetta, le setole sono sottili, molto molto sottili, ed lo voglio provare, sono curiosa, sono belle rigide, sono abbastanza, vedete, sono abbastanza rigide, dovrebbe essere buono per l'eyeliner. Proveremo anche questo. Questo è il numero 34. Questi qui. Sono curiosa. Aspetta che rimettiamo il cappuccino. Bello, con la protezione molto carina. E questo è costato 2,49 euro. Wow! È ok. E poi passiamo all'Essence. Essence. Cosa che ho trovato per la prima volta, non avevo mai visto, e ho detto wow, ce n'era una. La Essence, la Nail Art Tattoo, la penna per la Nail Art, che mi sono chiesta, ma che cos'è, ma perché, ma come funziona? È un 3 ml, ed è una penna nera, una penna che scenderà il prodotto da qui, adesso la punta è bianca, è rigida, è come un pennarello per nail art, il colore è nero e sono molto 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 curiosa di provarlo,
Molto curiosa. Penne per decorazioni e unghie, esatto. Proviamo. Prezzo. Prezzo. Penna. 2,49 euro. 2,49 euro la Nail Art Tattoo Pen. Proviamo, proviamo, proviamo. Poi, altra cosa che sono stata molto curiosa di provare, anche questo è sempre vuoto, quindi ho trovato questo e c'era quello. Aspetta, ve lo faccio vedere. Questo è sempre del Sens, è Liquid Ink Eyeliner Waterproof. Allora, ce n'era uno e uno. Un waterproof e uno normale. Cioè, uno e uno. Potete scegliere tutte e due? No, ho detto, dato che erano uguali, solo che uno è waterproof e uno è no, ho detto proviamo. Questo è l'eyeliner nero ed è resistente all'acqua, dice di essere un 3 ml. E la punta è molto sottile. Il prezzo 2,99 euro e pennellino sottile. Proviamo, proviamo anche questo. L'eyeliner con questo pennellino mi piacciono molto, quindi vediamo se com'è. Il Liquid Ink Waterproof dell'Essence. 2,49 euro, abbiamo detto. Ultimo prodotto che non potevo evitare di prendere perché in quella sezione c'è tutto lo scaffale con gli accessori, vuoto, vuoto, vuotissimo, e c'era solo lui e quindi doveva essere mio, il pennello Powder Brush, quel pennello per la cipria, sempre dell'Essence, e quindi lo apriamo proprio assieme perché non l'ho ancora aperto. Bella anche la custodietta, molto carina, serigrafata, molto carina, cosa dice? Cipria ed polveri libere, ok, in tutte le lingue tranne che italiano, ma ci arriviamo. E ora vediamo il pennello. Il pennello, eccolo qui. Mi piace viola e nera, mi piace. Le setole sembrano buone. Ho provato a fare così perché so che alcuni dite che perdono i peli, ma per adesso non ne perde. Vediamo. Mi sembra. Sì, morbido. Mi sembra morbido, molto carino, devo provarlo. Prezzo del powder brush, il prezzo è 3,49 euro. Pennello da cipria lo mettono qui. 3,49 euro per questo pennello. Yeah. Quindi da provare, sicuramente da provare, sono molto 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 curiosa. E questi erano i miei acquisti dell'Essence, dell'Ubu, quindi al nuovo Tigotà, che sicuramente ci tornerò molto 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 presto. Peccato perché l'Essence era vuoto. C'erano sì gli smalti, ma gli smalti ce ne ho di tante marche. Però tutte quelle cosine interessanti, era proprio vuoto vuoto. Si vede che, dato che c'è solamente lì, è piaciuto. E quindi fatemi sapere se avete provato qualcosa, se vi è piaciuto, se volete la recensione di qualche prodottino. Vi ho già detto che sul pennello della Ubu ve la farò sicuramente, vi farò sapere anche come mi sono trovata con questo dell'Essence. E al prossimo video, ciao!